Bene, rieccoci nuovamente collegati con Teleluna, con la nostra emittente, e stiamo parlando del Napoli. Allora, mentre attiviamo il collegamento con il collega giornalista con cui dobbiamo collegarci, parliamo ancora un po' di mercato. E prima di parlare di Koulibaly, di cui dopo voglio parlare bene, parliamo di Luperto, che è al centro di tre trattative con società di Serie A, tra cui c'è il Crotone. Ma il Napoli è in stand-by perché vuole capire bene che succede. Eh sì, è chiaro, perché dipende secondo me da come si svilupperà la vicenda Koulibaly. Se Koulibaly dovesse restare, allora sicuramente Luperto andrà in prestito, perché chiaramente anche con l'arrivo di Rachmani, insomma, il ragazzo troverebbe poco spazio. Se Koulibaly dovesse andare via e il Napoli non dovesse prendere un sostituto, e allora potrebbe restare, però io credo che dipende tutto da Koulibaly e da quelle che saranno poi le scelte del Napoli. C'è anche una questione Maximovic da non sottovalutare, sì, perché il giocatore non ha firmato il rinnovo. Anche questo è un'altra spina, secondo me. Io credo che Maximovic, sinceramente, l'anno scorso è stato quello che più mi è piaciuto dei difensori del Napoli. Io credo che se il Napoli dovesse perderlo non sarebbe una cosa dolorosa, perché Nicola Maximovic per me è un buonissimo difensore, è anche molto duttile, può giocare anche a destra, non dimentichiamo che ha giocato qualche volta a destra, un giocatore molto potente, bravo sull'uomo, forte di testa, forte fisicamente, insomma è un giocatore che io credo che poi per comprarne uno forte come lui il Napoli dovrà fare un investimento importante. Allora già ce l'ha. Però in casa la stessa questione vale per Isai? Guarda, Isai non è un giocatore che a me piace moltissimo, dico la verità. Io non so, non riesco a capire, insomma, credo che il Napoli lato esterni, tolto Di Lorenzo, poteva fare meglio. Però un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra. Sì, però dal punto di vista tecnico non è un giocatore. Poi a sinistra non è che dà molto. Non è un giocatore che mi piace molto, sinceramente. Però è, insomma, una valutazione mia tecnica. Te l'aspettavi in campo? Io no, sinceramente. No, vabbè, ma Mario Rui non era stato bene da un punto di vista atletico, non si era allenato bene gli ultimi giorni. Quindi Goulam, io il fatto di Goulam, sinceramente, faccio fatica a comprendere. Insomma, se questo ragazzo sta bene, io è possibile che non possa giocare mezz'ora, 40 minuti, 5 minuti una partita, non lo so, perché per me sulla sinistra Goulam è uno se sta bene uno dei migliori terzini che ci sono in Europa. Non comprendo questa, perché poi comunque è un giocatore che si allena, non ci sono sul sito del Napoli non ci sono notizie riguardo Goulam, quindi devo ritenere che è al top della condizione. Se va in banchina. Io l'ho visto, se va in banchina vuol dire che è abile e arruolabile. Io a Castel di Sangro l'ho visto molto bene. Sinceramente è una cosa che non riesco a comprendere. C'era qualcosa che ci sfugge. Però per me il titolare del Napoli è Goulam. Se Goulam non può giocare, allora il Napoli deve trovare, secondo me, un esterno sinistro forte. E Mario Rui può essere una buona alternativa. Ecco, adesso, mentre si stanno preparando per il collegamento con il collega De Luca, parliamo di Koulibaly. Koulibaly che è tra Paris Saint-Germain e Manchester, sono le uniche società che al momento possono acquistare. Una ha offerto 55 milioni, poi è arrivata a 70, un'altra ne ha offerte 59, sembrerebbe che è arrivata ad 80. Ci sarebbe questa offerta a mostre. E quindi De Laurentiis tentenna, vacilla per 80 milioni di euro. Tu lo daresti Koulibaly? Allora, ma io credo che sì. Il problema è però che poi il Napoli deve trovare il sostituto forte, perché se Koulibaly dovesse andare via, dovesse arrivare uno di questi giocatori che io ho sentito, Papastatopoulos o altri, dobbiamo essere chiari e dire che il Napoli si indebolisce, perché un giocatore come Koulibaly è un giocatore forte, una colonna portante della difesa. Allora io dico che è chiaro che a certe cifre il giocatore si fa fatica a trattenerlo, però dico anche il Napoli lo sapeva che c'era questa trattativa ormai già da un anno, no? Che si sa che Koulibaly insomma può andare via. Allora, a meno che il sostituto non sia Rachmani, allora è un altro discorso, però Rachmani ha fatto bene al Verona e bisognerà vedere se farà bene pure al Napoli, che è una società sicuramente che ha degli obiettivi più importanti. Però poiché il Napoli ha parlato anche di sostituti,
come Papastathopoulos, insomma ci sono state delle trattative. Allora è chiaro che se dovesse arrivare un giocatore così, io dico che il Napoli in difesa si indebolisce, perché da Koulibaly e Papastathopoulos c'è una differenza. Certo. Questo lo dobbiamo dire. Anche se De Laurentiis vedo che... Io invece dico che se Koulibaly dovesse restare, il Napoli riuscisse a prendere un centrocampista, e allora secondo me il Napoli può puntare in alto, sì. Sì. Vabbè, sperando che queste trattative però si decidano, perché è curioso giocare con Koulibaly in il campionato. Koulibaly a Parma secondo me ha fatto una partita eccellente, no? L'ho visto concentrato, attento, sì. Veloce, rapido. Il vecchio Koulibaly. Bravo. Perfetto, allora dovremmo essere adesso collegati con la sede del Mattino, al centro direzionale, con l'amico Francesco De Luca. Francesco, buon pomeriggio. Buonasera Angelo, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera Francesco, ti abbiamo disturbato per tre motivi. I primi sono quelli riguardante il Napoli. Voi state seguendo con grande attenzione questa doppia questione tra Milik e Koulibaly. Ci sono ultimissime? No, al momento è tutto fermo, nel senso che Napoli sta cercando di venire a capo di questa situazione. È stato spiazzato da un po', devo dire che c'è anche una buona dose di responsabilità da parte del Napoli, che sapeva che dall'altra parte Koulibaly avrebbe alzato un muro su tutta una serie di questioni. Così però è saltato un affare che avrebbe portato nelle casse del club alla fine 25 milioni di euro. E adesso si sta cercando una soluzione negli ultimi giorni di mercato, molto probabilmente all'estero. Per quanto riguarda Koulibaly, credo che più passa il tempo, più si acquisisce la consapevolezza che il giocatore resterà a indossare la maglia azzurra anche nella prossima stagione, che è un vantaggio sicuramente di natura tecnica, però da un punto di vista dei bilanci e dei conti questo potrebbe creare qualche problema. Francesco, il Napoli è incompleto secondo te? Sì, secondo me il Napoli è incompleto perché ha bisogno di un altro, di un centrocampista con altre caratteristiche, ha bisogno di un'alternativa a Mario Rui o di un giocatore superiore a Mario Rui, però mi rendo conto che più passa il tempo, questo è un mercato molto complicato, Angelo, nel senso che c'è stato poco tempo per tutti e ci sono squadre che non hanno fatto proprio operazione o ne hanno fatte poche, altre che per motivi di necessità di bilancio appunto si sono indebolite. Il Napoli ha fatto un'operazione molto importante, quella di Osimhen, con i risultati che si sono visti immediatamente, e poi non dimentichiamo che aveva fatto delle altre operazioni. Però a gennaio 3 su 4 però al momento per la panchina, cioè da Rami, Petagna e Lobotica. Bene, peraltro ha giocato, è diventato subito titolare, però è uno di quei giocatori sul quale c'è un punto interrogativo, perché capisco che il Napoli sta cercando un centrocampista con delle caratteristiche differenti. Senti Francesco, ti chiedo ancora una cosa, poi parliamo dell'iniziativa che domani mette in campo il Mattino. Ti volevo chiedere, ma a tuo avviso, no? Questo campionato è più equilibrato rispetto agli altri oppure no? È molto presto per dirlo, perché ci sono delle squadre, ecco, prendiamo ad esempio, facciamo un esempio sulla partita della Roma, che è una di quelle squadre che vorrebbe avere delle ambizioni. Vabbè, l'hanno persa al momento 3-0-3 a tavolino per la questione di Diawara, però hanno fatto una partita brutta a Verona. Il Napoli ha fatto un ottimo secondo tempo a Parma, la Juventus ha giocato molto bene con la Sampdoria, il Milan col Bologna, però parliamo di tre squadre di buon livello, cioè le due campioni d'Italia, poi Napoli e Milan che sono sicuramente di buon livello, che hanno giocato contro avversari deboli. Io credo che è possibile che ci sarà un livellamento, però questo rientra nel discorso di un mercato che non tutti hanno fatto come avrebbero voluto, proprio per una questione economica, una questione anche legata ai tempi di esecuzione delle operazioni. Però equilibrato, Angelo, non significa che il Bologna possa aspirare allo scudetto, significa che ci sarà una fascia di squadre, diciamo le prime 6-7 squadre che potranno giocarsela per i primi 4 posti, e che ci sarà un finale. Io prevedo delle partite interessanti, ecco,
quello che mi piacerebbe dire, lo abbiamo scritto qualche giorno fa proprio sul Mattino, è che soprattutto in questa fase in cui gli spettatori sono ancora lontani dagli stadi, bisogna tenere accesa la fiamma dell'interesse del pubblico nei confronti del calcio. Questo è possibile secondo me se gli allenatori avranno coraggio, se gli allenatori faranno delle mosse come quella che ha fatto Gattuso al 71esimo minuto di Parma-Napoli, quando ha tolto un centrocampista, ha messo un attaccante, ha giocato 4-2-3-1, nel quarto d'ora ha vinto la partita, non solo ha vinto la partita ma l'ha giocata bene e ha divertito il pubblico a casa. Bene così. Francesco, domani il quotidiano Il Mattino mette in campo un'iniziativa, possiamo mettere anche la fotografia, ragazzi, mette in campo, eccola qui, un'iniziativa particolarmente interessante. Il ricordo di Giancarlo Siani, c'è un libro dato gratis nei quali si riportano gli articoli del giornalista. Sì, è un'iniziativa fatta dal direttore Federico Monga, dal nostro capocronista Pietro Perone, ovviamente dall'azienda, Giancarlo Siani, giornalista giornalista, che ricorderete la battuta che fa il capocronista della redazione di provincia nel film Forza Apache, il capocronista interpretato dal bravissimo Ernesto Maillet, al giovane Siani, e lui gli dice: tu sei un giornalista giornalista, cioè un giornalista che non ha paura della verità, soprattutto se è scomoda e pericolosa, tant'è ha portato alla morte Giancarlo esattamente 35 anni fa. E quindi abbiamo deciso di ricordarlo con questi articoli e questo libro che sarà regalato ai lettori del Mattino che acquisteranno domani in edicola la copia del quotidiano. E si capirà così chi era Giancarlo, che cosa scriveva, quali erano i suoi interessi e cos'era la Campania, questo territorio molto esteso ma anche molto difficile della provincia di Napoli in quegli anni. Allora, ricordiamo per tutti quanti, domani in edicola, comprando la copia del quotidiano, quindi pagandola al costo del quotidiano, potete ricevere questo libricino con cui ci sono gli articoli scritti 35 anni fa dal Carlo Siani. Negli ultimi 5 anni, nei 5 anni della sua collaborazione al Mattino, quindi articoli che vanno dal 1980 al 1985, da 40 a 35 anni. Il 22 settembre del 1985. Esatto. Francesco, complimenti per questa iniziativa. Domani compreremo tutti Il Mattino per dare un sostegno e soprattutto far circolare questo libro che diventa un ricordo indelebile del grande Siani. Grazie a te. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a Francesco De Luca e grazie al Mattino. Torniamo dunque a parlare ancora. Volevi aggiungere qualcosa? No, anche Francesco ha messo l'accento un po' sulle questioni che avevamo posto noi, no? Anche sulle dinamiche, il terzino sinistro, il centrocampista, il coraggio un po' di Gattuso, no? Mi fa piacere che anche lui abbia notato. No, diciamo... Francesco è il capo dello sport, no, quindi bravissimo. Ha fatto un'analisi. No, ma perciò dico a maggior ragione, proprio perché un collega di alto livello, sono contento che abbia anche lui, diciamo, messo l'accento su delle cose che avevamo evidenziato pure io e te prima, e quindi vuol dire che vedi una visione abbastanza condivisa. Allora 39 39 14 14 14, ormai lo sapete, 39 39 14 14 14, per andare in diretta con noi. Ma intanto domenica si gioca contro il Genoa che è reduce da una buona partita, 4-1. L'ho visto la partita del Genoa, lo sai? Contro il Crotone. Ho visto delle immagini. Chiaramente il Crotone non è il Napoli, con tutto il rispetto. Ma il Genoa, devo dire, mi è piaciuto anche il Crotone, anche se ha perso. A me è piaciuto Pandev. Pandev è un giocatore straordinario. Ho mandato un messaggio quando ha fatto il gol, guarda, mi hai tolto le parole di bocca. Ho mandato un messaggio ad un comune amico. E ha detto: ma vedi che un giocatore... Ma vedi che stavamo a Genova insieme a vedere i due gol di Pandev col Genoa. E mi ricordo benissimo. Ma Pandev è un giocatore che ha una tecnica straordinaria. Secondo me è uno dei giocatori in assoluto, tecnicamente, più forti che io abbia mai visto. Perché guarda, con quel piede fa delle cose pazzesche. Ma devo dire, a me è piaciuto anche il Crotone, è piaciuta l'idea di gioco del Crotone, soprattutto coraggiosa. E ho notato anche dei giocatori, secondo me, che potranno dire la loro e magari si metteranno in mostra. Il Genoa mi è piaciuto perché, vabbè, insomma, il Genoa di Ventura sappiamo come gioca, possesso palla da dietro, quindi questa fitta rete di passaggi. E poi c'è Destro che
un giocatore che ha avuto un periodo un po' scuro, però è un giocatore che in area di rigore sa dire la sua. Pandev è bravo, insomma una squadra che comunque bisognerà affrontare con dovute cautele e soprattutto con grande impegno e abnegazione, ma questo al Napoli non. Antonio, quale formazione pensi possa scendere in campo contro il Genoa? La stessa che ha chiuso la partita contro guarda, mi auguro di no. Parma oppure no? No, mi auguro di no, io l'ho detto prima, mi auguro di che in queste partite con avversari che sono bravi ma sicuramente non quanto il Napoli, mi auguro di vedere una squadra più spregiudicata, se non da subito, ma almeno subito all'inizio della ripresa, perché poi sono delle partite che se non poi. Quante volte abbiamo detto se la partita fosse durata pure tre ore la palla non sarebbe mai entrata? Ricordi quante volte abbiamo fatto delle considerazioni di questo tipo? Ecco, vorrei non doverle fare più queste considerazioni. Nel senso, vorrei vedere una, mi piacerebbe vedere una squadra un po' più aggressiva. Il Napoli gli attaccanti ce li ha, i giocatori, anche per fare un centrocampo, lasciami dire, più equilibrato ma non timoroso, il Napoli ce li ha, perché basta che tu non fai giocare uno tra Fabian e Zielinski e metti Lobotka, come metti Elmas, e tutto sommato hai fatto un centrocampo già che è un po' più robusto, no? Perde un pochino in tecnica ma non tanto, però è un po' più robusto e quindi ti puoi consentire tranquillamente il lusso di tenere i due attaccanti davanti. Secondo me, io penso che il Napoli un po' più spregiudicato debba essere, possa esserlo, sì. 3-9-3-9-14-14-14. Tornando alla partita contro il Genoa, abbiamo una telefonata, prendiamola prima. Pronto? Angelo? Sì, buonasera. Domenico. Ciao Domenico, tutto bene? Tutto bene, chi è giocato domenica, Angelo? Contro il Genoa, Napoli-Genoa. E chi è giocato a formatore di domenica? Io non lo so, mica sono Gattuso, dobbiamo chiedere a Gattuso. Speriamo che fa una bella formazione. Angelo, giocato Massimo. Vabbè, fammi un bel forza Napoli, dai Domenico. Forza Napoli. Va benissimo, forza Napoli. Anche domani alle 7. Va bene, domani alle 7, ciao. Il Forza Napoli di Domenico non manca mai. Fermiamoci solo al Forza Napoli. Domenico, le altre cose lasciamole perdere, sono il passato. Genoa-Napoli, dicevamo, è anche una partita che ha, per quello che mi riguarda, tanti ricordi. Voi sapete il mio passato, un po' passato, è stato anche in curva e io ho vissuto in pieno questo gemellaggio col Genoa. Abbiamo vissuto tutti, dai, esatto, diciamo. Che è stato anche un momento forse bello, di grande aggregazione, sì, che abbiamo vissuto. No, anche un momento, se mi permetti, vorrei dire quasi unico in Italia, di un gemellaggio così profondo, è durato 40 così, anni. Così in te. Poi non so, forse si è un po' rotto, sì, qualche meccanismo. Sì. Non c'è perché più, c'è il rispetto, ma per rispetto delle nuove leve che non capiscono l'importanza di un gemellaggio, hanno deciso di interromperlo, ma non per questo non c'è rispetto. Che bello, però è una cosa secondo me bellissima, esatto, che in un calcio che spesso lascia spazio a episodi di violenza, di razzismo. Ricordo quella gara dove dovevamo essere promossi. Me la ricordo benissimo, meraviglioso. Meraviglioso. Un'invasione di campo fantastica. Meraviglioso. Io penso che peccato perché io credo che questi gemellaggi, queste condivisioni, servano, questo rispetto sia un qualcosa che serva molto, non solo al mondo del calcio, in tanti aspetti del nostro vivere quotidiano. Ma vederlo nel calcio, secondo me, era veramente qualcosa, lasciami dire, anche di emozionante. Bello, bello e veramente. E poiché vi ricordate, amici telespettatori, che le emozioni albergano a Teleluna. Sono qui le emozioni. Voi lo sapete, a me piace sempre ricordare con immagini, musica, filmati, gol. Mi piace sempre ricordare, ve li ricorderete sicuramente, i gol di Caillagon, i gol anche di Higuain, con quelle musiche che ci piacciono sentire. Bene, stasera ho voluto fare un omaggio a questo gemellaggio e ho voluto raccogliere delle immagini per voi. Guardate.
solo chi ha vissuto quei momenti, solo chi ha vissuto queste immagini, solo chi ha sentito questi cori e chi ha letto questi striscioni può capire l'intensità e la profondità di un rapporto durato negli anni di amicizia e di rispetto tra due squadre di calcio, tra due tifoserie. Antonello. E che dire? Io preferirei non commentare, perché queste immagini erano con la musica talmente coinvolgenti, emozionanti, che vorrei lasciare senza commentare nulla. Sì, proprio così. Giriamo pagina e quindi tuffiamoci ancora al calcio giocato, perché poi, vedete, sì, il tifo è fantastico, la passione, i colori, i miti, i calciatori, le vittorie, i successi, le coppe, i traguardi, però poi resta, come spesso lo dicono tutti, restano le maglie azzurre, che quando vanno in campo ci emozionano, chiunque le indossi. Sotto questo aspetto io sono per questi tifosi che ecco, hanno come punto di riferimento la maglia azzurra, Antonello. Ma vedi, io dico sempre che il tifoso deve essere, come ha spiegato nella prima telefonata di questa trasmissione, adesso non ricordo il nome del nostro amico, quella è l'essenza del tifoso. Cioè, io sono il tifoso, quando entra il Napoli in campo mi emoziono, faccio il tifo. Certo, poi magari anche se il Napoli perde, vabbè, magari uno è dispiaciuto, però io sono contento perché ho visto la maglia azzurra, ho fatto il tifo e ho incitato il giocatore. Io dico che questa deve essere l'essenza del tifoso, l'emozione, la gioia di vedere i propri beniamini in campo e di sostenerli fino al 95esimo, al 96esimo, fin quando l'arbitro non sancisce la fine delle ostilità. Questo deve essere l'essenza del tifoso. Però poi dico anche che il tifoso non deve però, diciamo, avere dei beniamini. Il tifoso deve amare la maglia, poi i giocatori vanno e vengono. Il tifoso deve amare la maglia. I giocatori sono dei professionisti, oggi possono indossare quella del Napoli, domani quella di un'altra squadra. L'importante, come sempre accade, è che quando si indossa quella maglia si dà il massimo per quella società. E mi pare che da questo punto di vista a Napoli abbiamo sempre avuto giocatori che hanno dato il 110%. Quindi io credo che il tifoso debba fare quello che ha detto il nostro amico in inizio di trasmissione. Poi noi facciamo un altro tipo di lavoro e quindi chiaramente possiamo essere, diciamo, dobbiamo essere naturalmente diversi, perché abbiamo anche ovviamente la critica, l'osservazione, la considerazione. Quando... Napoli che naturalmente tornerà al San Paolo e torneranno anche 1000 invitati. E a tal proposito, ieri Massimo diceva bisognerebbe dare questi inviti ai bambini, cercare di portare loro allo stadio. Evitare. Ma se vengono i bambini poi devono venire i genitori e quindi non sono più 1000, sono 500. Quindi la situazione non è una situazione abbastanza complicata, perché diciamo i dati poi relativi alla pandemia, al Covid, in questo momento la curva epidemiologica non è proprio di grande serenità. Quindi diciamo, io credo che da questo punto di vista ci andranno molto cauti con l'aumento delle persone, perché dipenderà molto dal numero dei contagi. In questo momento sono stati chiari sia il ministro sia il coordinatore del CTS e i numeri non consentono delle aperture più incisive, e io sinceramente, se mi permette, sono anche d'accordo, perché diciamo, bisogna essere molto cauti in questa fase. Sì, intanto diamo anche una notizia diciamo di servizio: 156 sono oggi sì. i contagiati, però ci sono anche 3.200 sì, tamponi, ci sono anche 4.310 tamponi e ci sono però 98 guariti, quindi sì. Fortunatamente anche siamo lì, zero, guariti, mi sembra zero deceduti. Zero deceduti, sì. Bene, bene così. Allora, noi ci fermiamo un attimo, secondo blocco di pubblicità, poi ritorniamo nel finale, ho da farvi vedere una cosa molto interessante e poi dobbiamo ancora parlare di un argomento che vi dirò fra poco. Linea alla pubblicità. E chi cambia canale bianco-nero, tanto per non farci male. Bene così, rieccoci nuovamente collegati con gli studi di Teleluna, stiamo parlando del Napoli, lo stiamo facendo insieme al collega Antonello Giannetti. Subito dobbiamo completare il discorso Covid che stavamo facendo prima, perché? Perché attualmente lo ha il nostro presidente Aurelio De Laurentiis. Le ultimissime da questo canto ci riferiscono di un Aurelio De Laurentiis che migliora sulle condizioni di salute. Entro mercoledì, quindi entro domani, o al massimo dopodomani,
il presidente dovrebbe sottoporsi ad un ulteriore tampone per verificare le sue condizioni. Questo perché è risultato positivo. E noi, come di consueto, ogni giorno gli diamo in bocca al lupo a nome di tutti quelli che, al di là delle valutazioni, poi se fa bene, fa male, qui parliamo di salute, e gli vogliono bene, quindi gli augurano una prontissima guarigione. Eccolo qui il cartello che facciamo, mettiamo Antonello ogni volta, forza presidente. Diciamo che sicuramente un grande in bocca al lupo al presidente, ma come lui, insieme anche a tanti altri che purtroppo in questo momento sono preda di questo brutto, di questa bruttissima pandemia. Quindi un in bocca al lupo al presidente e a tutti quanti. Ecco, prima stavamo dicendo anche delle persone che vanno allo stadio. Oggi è intervenuto il ministro Spadafora nuovamente, il ministro delle politiche, per le politiche giovanili e per lo sport del governo italiano, che ha detto l'obiettivo è da qui al 7 di ottobre è quello di portare e a riaprire gli impianti sportivi in progressione per tutte le competizioni, quindi basket, tennis. In percentuale rispetto alla capienza, perché è chiaro che se tu fai mille spettatori su in maniera 60.000. Standardizzata, è chiaro che magari in un San Paolo che ce ne vanno 70.000 possono essere pochi, 60.000. Ma magari in uno stadio più piccolino possono essere chiaramente il numero superiore. Quindi è chiaro che la presenza allo stadio, ed è corretto secondo me che sia così, deve essere parametrata. Sì, ma mille persone non sono veramente Deve essere parametrata alla capacità dello stadio. Però attenzione, bisogna sempre... Mille persone in curva possono stare? Ma io credo che... Una curva che ne ospita 20.000, sì, ce ne sanno sicuramente mille. Sì, ma ne puoi mettere... Mille nei distinti si possono stare? Ma ne puoi mettere anche... 2.000. Sì, ne puoi mettere anche qualcuno in più. E 2.000 in tribuna? Angelo, il problema non è... Allora, il problema dello stadio, come di tanti altri posti, non è non è la permanenza, è l'ingresso, è l'uscita, è il come ci arrivi. Perché se tu in ingresso e in uscita crei delle file, delle code, degli assembramenti, nasce il problema, può nascere il problema. Se tu non tieni la mascherina e ti avvicini a uno per esultare, perché lo stadio poi è un posto dove le persone vanno pure per... Cioè, con tutti i rispetti, non è la chiesa, dove tu ti entri in chiesa, stai fermo là, seduto, e quindi... Non c'è manco più il segno della mano. Non c'è più il segno, quindi c'è la persona che sta a distanza, ma tu fai una partita di calcio, una partita, diciamo, importante, e il Napoli fa gol. E ti abbracci. Capito. Allora, questo è ti abbracci, è ovvio, e questo è il punto. Oltre poi all'ingresso e all'uscita, e oltre a come ci arrivi, perché magari alcuni verranno con le auto, magari molti, però possono anche scegliere il mezzo pubblico e quindi c'è un sovraffollamento sui mezzi pubblici. Allora, queste secondo me sono le problematiche, non tanto quando tu sei entrato nello stadio e ti siedi, perché all'aria aperta mille persone su un campo che ne contiene 60.000 è come una mosca nel cielo. Il problema è il prima e il dopo. E il durante in caso di esultanza, chiaramente. Certo, io ho l'impressione però che qui il governo italiano stia valutando l'ipotesi di allargare le persone allo stadio, quindi la partecipazione di persone allo stadio, in funzione anche di quello che accade dopo la riapertura delle scuole. Bravissimo. Assolutamente sì, non c'è dubbio. Le scuole saranno un test per capire quello che succede. Sono assolutamente d'accordo con te. È una cosa che penso anche io, ho detto anche io. Ma le scuole, ancor più che la partita, la partita delle scuole si gioca molto sui trasporti. Perché sì, tu pensa la massa di ragazzi che si mette in movimento. Non tutti i genitori possono accompagnare i figli a scuola. E quindi chiaramente ci sarà un utilizzo importante di metropolitane, tram, autobus e quant'altro. Quindi lì, secondo me, si gioca una partita importante. Sì, intanto il Napoli stamattina ha sostenuto una sessione di allenamento, sempre in funzione della prossima gara interna contro il Genoa. Un lavoro particolarmente tattico, una seduta aerobica, la partitina a campo ridotto. Questo è stato il lavoro svolto a Castel Volturno. Ieri poi nella trasmissione Tiki Taka è intervenuto il sindaco De Magistris, sì, che ha parlato del Napoli e di Napoli, ha detto che mi piacerebbe Koulibaly restasse al Napoli, non riprenderei mai Maurizio Sarri né Gonzalo Higuain. Io Higuain l'avrei ripreso. Tu Higuain l'avresti ripreso? Sì, sì. Ancora oggi? No, oggi no, però due anni fa. Non avremmo mai fatto partire. Un anno e mezzo fa, quando gioco la Juve, l'avrei preso. Guarini è forte. Sarri no.
Ma io credo che con Sarri credo che i rapporti si siano irrimediabilmente rotti con il presidente, con Higuain pure, però probabilmente non come con Sarri, insomma ci sono stati un po', non lo so. Però a me non piace quando gli addii poi... I ritorni? No, in generale non mi piace quando gli addii sono sempre contornati da polemiche, mi piacerebbe più vedere degli addii, diciamo, con una stretta di mano e con ognuno che prende la sua strada, al netto di quelli che possono essere poi i comportamenti, l'atteggiamento. 3939 14 14 14, per mia è il numero, sì certo, per andare in onda, per arrivare con noi a discutere del Napoli, del vostro Napoli. Intanto dobbiamo registrare un contratto fatto dal Napoli, quello di Palmiero, è stato rinnovato il contratto, un quinquennale, Palmiero poi dovrebbe essere girato praticamente in prestito, forse sì, al Chievo per giocare, un giocatore molto interessante. Questo mi sembra, ecco, questa per esempio mi sembra una scelta molto saggia, che di questo ragazzo che io ho visto in un paio di occasioni, mi sembra un ragazzo comunque che ha dei numeri, e il Napoli bene fa a conservarlo come proprietà e a mandarlo a giocare, perché questo è un ragazzo che poi magari con una continuità di rendimento di una squadra che gli consente di avere un minutaggio molto ampio, magari può avere la possibilità di mettersi in mossa ed eventualmente, perché no, se dovesse dimostrare sul campo poi di poter diventare un giocatore di alto profilo, e allora magari tornare a Napoli. Quindi mi sembra questa una scelta saggia, quella di mandare. Antonello, un giocatore di cui l'anno scorso non si è parlato tanto, ma che quest'anno pronti via, e anche a Castel di Sangro si è dimostrato molto veloce, Lozano. È un fuoco di paglia? Guarda, Lozano è un giocatore che l'anno scorso onestamente non ha dimostrato quasi nulla, se non comunque non di valere la quotazione per la quale era stato acquistato. Ora non lo so se lui quest'anno, come ha detto Gattuso, si sta calando maggiormente in questa realtà. Forse ha visto che non c'è più Callejon. Il posto c'è? Il posto c'è, però chiaramente quel posto là, soprattutto se Napoli fa 4-3-3, chiaramente è un posto che... Si deve sudare, bravo, perché lui ha delle caratteristiche, diciamo chiaramente, prettamente offensive. Non è un giocatore, infatti abbiamo visto in... Noi fuori casa va bene. Abbiamo visto che quando l'esterno del Parma saliva, lui aveva un po' di difficoltà, no? Perché chiaramente... La fase di non possesso. Però è volenteroso, ci andava. Però è un giocatore che ci va. Quindi vediamo quest'anno se riesce a riscattare una stagione dell'anno scorso, diciamo, in chiaro scuro. Andiamo al telefono, pronto? Ah, è caduta la linea, riprovo allora. 3939 14 14. Come dicevi tu, sono d'accordo, soprattutto nelle gare esterne dove magari il Napoli può capitare qualche ripartenza. Lui è un giocatore molto veloce, insieme ad Osimhen. Sicuramente in quel momento là... Sicuramente può è una essere freccia, più una freccia sicuramente. Sì, perché quando le squadre sono tutte dietro la linea della palla, lui che è un giocatore che cerca la profondità tu non ce l'hai. Vedi il gol come è nato a Parma, da un disimpegno errato dei Ducali, lui è stato bravo, intelligente, però è andato nello spazio. Forse poteva dare anche la palla a Koulibaly. Poteva anche darla, però sai, l'attaccante quando vede la porta, io lo perdono, perché è andato. L'attaccante quando vede la porta deve tirare. Si ha tirato, quindi voglio dire, però va premiato per l'arguzia, la sagacia, la capacità di capire. E va premiato pure Insigne, certo, va premiato. Che ha seguito. Non solo, perché certo. Ha fatto una partita dispendiosa, no, Insigne. Vabbè, ma Insigne lo sappiamo, ormai è diventato un giocatore totale, no? A volte noi lo mettiamo su 3 di punta, ma lui è uno che fa la fascia. Ormai sa fare tutto. Può fare anche un giocatore che gioca più dentro al campo, no? Lo dicevamo la volta scorsa. È bravo anche nella fase non possesso, giocatore completo, dai, diciamo la verità. Certo. Allora, stasera c'è una curiosità che voglio portare alla vostra attenzione, perché se vado a vedere le squadre del nord, tutte quante hanno un loro inno ufficiale, vero? Sì. C'è quello della Juventus, per carità, discutibile, però molto orecchiabile, è cantato dalla curva spesso. Sì, si ferma l'atto parlare. E noi siamo andati tante volte a Torino. Naturalmente, io dico sempre... la Fiorentina, ce l'ha la Roma, la Lazio. Io dico sempre... Milan. Con il Milan, pure c'hanno un bel inno, sì, ce l'ha l'Inter, ce l'ha la Roma. La Roma c'ha proprio Venditti, che canta per anche loro. La Lazio. C'ha l'Aquila che vola. L'Aquila che vola. Vabbè, noi siamo andati dappertutto. Noi abbiamo Go West.
No, dei... sì, ma non è l'inno del Napoli. Lo so, no, quella è la canzone... Sono andato su internet. Quella è la canzone sono andato su internet la squadra in campo. E ho trovato una bella canzone, che adesso non è che voglio avere la presunzione che questo deve essere l'inno del Napoli, però volevo far notare anche agli amici che ci seguono fuori da Napoli la fantasia di questi amici che hanno, nel nome del Napoli, realizzato questa musica, interpretandola anche con un ballo fantastico sotto la Galleria Principe di Napoli, e per questo io ve lo voglio mostrare, non avendo la presunzione di dire deve essere l'inno del Napoli, però voglio sottolineare l'intelligenza, l'arguzia e la capacità anche ideativa di questo gruppo di ragazzi. Vediamo. Faccio veramente i complimenti per questa idea carina di voler cantare il Napoli. Molto bello, devo dire, faccio i complimenti anch'io. Anche se devo dire la verità, questa veramente è molto anche particolare come ambientazione, anche se io da nostalgico un po' sono rimasto legato alla nostra, insomma, canzone, quella che una volta accompagnava le vittorie del Napoli, che ho soldato innamorato, no? Ancora oggi. Ancora oggi, quindi carità. Mi piacerebbe, se proprio posso esprimere un parere, mi piacerebbe risentire quella. Certo, vabbè, magari la prossima però questa è molto bella. Sì. Questa è molto bella. No, vabbè, mi è piaciuta la caratteristica, no, di aver, esatto, ma di poi questo ballo napoletano. No, mi piace perché coinvolge bambini, anziani, certo, donne, giovani. Questa è la cosa molto bella, perché poi se tu ci fai caso... E poi i colori. La passione è una passione trasversale. È trasversale, dal più giovane al più anziano. Da uomini e donne, quindi è bellissimo, quindi il video raccoglie un po' tutto. Complimenti anche a chi ha realizzato questo video. Molto bello questo video. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Eccoci qua, buonasera. Buonasera. Ti è piaciuta questa canzone? Ti è piaciuta questa canzone? Certamente la farei sullo stadio. È carina. Vorrei guardare delle scheme giganti che ci sono a San Paolo. Ma perché non funzionano gli schemi giganti? No, come non funzionano gli schemi giganti? Funzionano. Quest'anno non è che ho visto tante volte. Ma allo stadio, forse, sì. Ma perché allo stadio sei andato allo stadio? Tu quando sei andato allo stadio? No, non allo stadio. In televisione non l'ho visto. No, 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 ma loro, no, scusami, ma quando l'hai visto in televisione? Perché... Quest'anno che è passato. Ah, quell'anno che... No, funziona. No, non, forse lui parla come immagini sullo schermo. Ah, sì, bravo. No, non ci stavano, no. E che c'era? Sì, erano spenti. Ah, erano spenti? Sì, sì. Ah, evidentemente sono spenti perché non ce l'ha detto forse... No, quelle hanno funzionato nelle università, poi dopo non mi pare che non ci hanno funzionato più. Io non mi ricordo neanche bene, sinceramente. No, io mi ricordo che dopo hanno funzionato. Dopo. Per un poco, poi dopo... Vabbè, mi pare di no. Rimetteremo in funzione. Ma credo che... Ma intanto... Rimetteremo in funzione però con questa canzone, perché è bellissima. Sì, con questa canzone. Sì, molto bella questa canzone, molto bella. No, bella veramente, il video è molto bello. Va bene. Come io sto guardando la televisione, il quadro va via e viene, va via e viene, non è... Ho capito. Va bene, comunque l'importante un'altra cosa su... Sì, ma ti devi mettere un po' vicino a un balcone, perché vicino alla finestra, perché non ti sento bene. Adesso mi sento bene? Adesso un po' meglio, dimmi. Sì, volevo dire, fatti dei portieri, ci sono due portieri, grandi portieri che c'è in Napoli, però... Una cosa che mi dà il dubbio, l'allenatore del Napoli, quando stava a Milano a allenare in Milano, in porta aveva un portiere titolare che è adesso in Milano, però aveva un altro portiere che stava a Napoli, e il miglior portiere che stava come... bravo, però non giocava a Milano, perché non giocava? Perché lui dice forse perché lui aveva molta fiducia in Donnarumma, quindi chiaramente... lui dice solamente perché... I piedi sono pochissimi. Perché là il portiere che Reina con i piedi era bravo. Vabbè, ma ogni allenatore c'ha in quelle squadre che viene i suoi. Evidentemente con Donnarumma. No, la società voleva che giocasse Donnarumma. Io l'ammiro, ecco. Io l'ammiro l'allenatore, però su questo fatto non sono d'accordo. Vorresti far giocare Meret? Certamente, è bravo l'altro portiere, però meglio. Sei per Meret. Va bene, grazie del tuo intervento. Grazie. Grazie. Buonasera. Ciao. Meret, dice il telespettatore. No, Meret o Ospina? Guarda, allora io. È l'eterno dubbio. Allora, la premessa, io farei giocare Meret, però. L'ho detto tutte le volte, l'abbiamo parlato anche a Castel di Sangro. Per me il Napoli c'ha in organico due portieri molto forti.
Allora io credo che non bisogna fare più questa discussione gioca Meretto, gioco Spi. Non è importante, l'importante secondo me è che il Napoli in organico ha due ragazzi molto forti che può tranquillamente alternare senza che ci siano problemi, e questa è una cosa molto importante, perché il Napoli quest'anno deve fare 50 partite e come c'ha Mertens, Osimhen, Petagna, Lozano, Insigne, come c'ha i centrocampisti, come c'ha i difensori, ha anche due portieri molto forti, che io non so quante squadre in Italia hanno due portieri così bravi. Allora io sinceramente di questa tra virgolette querel Meretto Spin un po' mi sono pure stancato, ti dico la verità, perché allora è chiaro che per me Gattuso preferisce Ospina, questo mi sembra fuori discussione, però ripeto, io credo che i tifosi ed anche la società ed anche noi che diciamo in qualche maniera facciamo informazione e valutiamo, io credo che sia una valutazione positiva per la società avere in organico due portieri così bravi, è importante. Sì, io credo che al di là della bravura sia importante la gestione. E la gestione qua è l'allenatore. Affinché chi vada in campo poi... Qua è l'allenatore che motivato. Deve essere, secondo me, chiaro con i due ragazzi, ma credo che Gattuso, proprio dal punto di vista della chiarezza, non credo che gli manchi. E quindi io credo che... Ma anche Meretto, insomma, che è giovane, sicuramente vorrà giocare di più perché poi c'è anche l'europeo. Però anche Meretto deve capire che è, credo che in una grande squadra, il posto da titolare lo devi pure sapere conquistare e guadagnare. Sì, ma io mi chiedo poi se la gestione dei portieri in campo non modifichi poi anche l'equilibrio difensivo complessivo. Guarda, portiere... Perché giocare sempre con lo stesso portiere in porta, secondo me per i difensori a lungo andare comincia. Allora, anche... sicuramente il portiere è un ruolo delicato, però io non sono d'accordo con quelli che dicono che bisogna avere il titolare, la riserva, con i ruoli ben precisi, eccetera. Io credo che la cosa importante, anche perché negli allenamenti, poi comunque si prova, ma comunque Meretto e Ospina hanno giocato tutti e due. Non è che gioca Ospina e Meretto non gioca mai. Meretto ha giocato anche lui tante partite. Quindi l'importante è che tra portiere e difensori, come giustamente hai detto tu, ci sia comunicazione, in modo che sia chiaro i meccanismi che il portiere tante volte chiama alla difesa. No, però io volevo anche ricordare una cosa, Antonello, in chiusura. Facciamo pure i complimenti alla società per questi due portieri forti. È vero che sono bravi con i piedi, però io con la gara di Parma ho visto uno Spina che è uscito a prendersi dei palloni che si aggiravano nell'area di rigore. Uno Spina è bravo. In un modo, forse come non mai. Uno Spina ha giocato nell'Arsenal, è il portiere titolare della nazionale colombiana. Cioè stiamo parlando di un signor portiere, noi stiamo parlando... Cioè Meretta... Allora guardate, allora per essere chiari, probabilmente Meretta è un portiere che potenzialmente ha grandi margini di miglioramento. Ma guardate che Ospina, da un punto di vista di esperienza e di, diciamo, anche di numero di partite giocate, e Ospina, c'è un abisso tra Ospina e Meretta. Noi qua parliamo tutti quanti di Meretta che deve giocare, sì, perché tutti intravediamo delle grandi potenzialità. Però attenzione, Ospina ha un curriculum non di poco conto, Cioè, non è che stiamo parlando... Ospina è forte. Perché sembra quasi, sai, no, deve giocare Meretto perché sono due portieri bravi, Spina è bravo, non è proprio, certo che sì. E allora tutti possono sbagliare, pure i portieri. È chiaro, tutti possono sbagliare. Va bene così, ragazzi, per oggi è tutto, ci avviamo alla conclusione. Io ringrazio della partecipazione il collega Antonello Giannetti. No, sono io che ringrazio te per l'invito, è sempre un piacere intervenire in questo bellissimo salotto dove si parla di calcio in maniera serena, tranquilla, con degli interventi molto belli, e quindi per me questo è un grandissimo piacere. Ecco, ricordo il tuo sito che è infonapoli24.it per andarci. Ricordo i nostri invece canali social, Teleluna 2.0 per YouTube e per Facebook, potete andare, trovate il punto mio delle 13, delle 18 e ora delle 21. Così come vi ricordo la nostra diretta per vedere lo streaming www.teleluna.it, lo vedete qui a sinistra del teleschermo, alla vostra destra. Grazie all'equipe tecnica guidata da Peppe Trapolino, Federico Scatozza e Antonio Biscardi. A me non resta che darvi appuntamento a domani alle 19. Avremo ospite il magistrato Tullio Morello che ci parlerà del Napoli, degli ultimi accadimenti e soprattutto ci parlerà anche in funzione della prossima gara del San Paolo contro il Genoa. Da Angelo Pompameo un cordiale saluto e arrivederci.